noi abbiamo presentato in data 7 febbraio, e quindi oggi abbiamo chiamato Operazione Verità a questa conferenza stampa, un progetto di legge dove l'unica risposta che sarebbe dovuta arrivare da questo governo era quella di calendarizzarlo e di lavorarci nell'immediato. Invece ci siamo accorti che vogliono diventare titolari di qualcosa in cui non hanno mai creduto, né a livello nazionale e né a livello regionale. Oggi si mette in evidenza una battaglia tra la Giunta e il Consiglio, ma le imprese non hanno bisogno sicuramente di sapere chi arriva primo, chi arriva secondo, chi arriva terzo in questa gara. Hanno bisogno di risposte importanti. Qui stiamo mettendo a rischio oltre 500 imprese, oltre 6.000 posti di lavoro, e se ci fosse stata fin dalla prima ora la volontà di dare risposta a tutte quelle che sono le criticità nel settore, dal giorno dopo si poteva lavorare su un progetto di legge che trova in pancia, nel suo DNA, tutta la storia del Movimento 5 Stelle. Dai dati che noi leggiamo ci sono circa 800 milioni di crediti bloccati all'interno di quelli che sono i cassetti, ma dobbiamo andarli a spalmare in circa 9 anni. Noi dai dati Siope abbiamo intercettato risorse che, se trovano anche spazio all'interno delle quattro aziende, avremo la possibilità di sbloccare 400 milioni di euro annui di debiti certificati attraverso gli F24. Questo significa che, oltre a sanare tutte le criticità attuali, abbiamo la possibilità di rilanciare in maniera importante sul territorio quelle che sono le esigenze di uno strumento che ha all'interno della sua storia la volontà di un'autonomia e un efficientamento energetico di quelle che sono le strutture, ma anche quelle indipendenze di cui abbiamo tanto bisogno. Ma noi parliamo di super bonus, qualcun altro parla di super propaganda.